Assolutamente sì, secondo me qui si tratta anche di fare un discorso più allargato e una riflessione che noi per esempio facciamo internamente legato alla formazione. Qui si tratterebbe di creare una formazione proprio anche a livello di hospitality in cui chi fa quel tipo, chi dà quel tipo di servizio, per cui chi è al servizio del cliente, deve conoscere e raccontare il racconto giusto, cioè deve poter avere la consapevolezza tale che gli permetta di trasmettere l'unicità e il valore vero di Murano. Purtroppo, come dite giustamente, l'immagine di Murano è stata negli anni totalmente distrutta dalle cattive abitudini, dalle cattive collaborazioni che si sono create tra il mondo dell'ospitalità. È stato uno sicuramente dei maggiori responsabili di quella che chiamiamo la rovina dell'immagine di Murano, no? questo rapporto sbagliato. E per cui, per questo mi immagino all'origine, da parte nostra, cioè nel mondo dell'ospitalità, una formazione vera e importante.